Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Allora, oggi la Chiesa celebra la memoria di San Vincenzo de Paoli. Auguriamo buona festa a tutti quanti che si chiamano Vincenzo o anche Vincenza, Vincenzina, oppure a chi si chiama anche De Paoli. Auguri e buona festa. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 46 a 50. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù le rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Ecco, due cose da sottolineare in questo brano. La prima è diciamo, la discussione tra gli apostoli. Cioè, la settimana scorsa abbiamo sentito come gli apostoli discutevano mentre che Gesù annunciava la sua passione, morte e resurrezione, ma gli apostoli non entravano in questo discorso, pensavano soltanto chi fosse più grande tra di loro. E qui c'è questa discussione, chi fosse più grande. Gesù non dà una risposta come negli altri brani, dicendo: Ecco, chi vuole essere grande deve essere l'ultimo piccolo, deve essere servitore degli altri. Ma qui subito mette un bambino in mezzo. Chi accoglie questo bambino accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Allora, qui ci troviamo in una fase della concretizzazione della missione di questi apostoli. Non si tratta di essere grande, di avere il potere, di essere responsabile, ma qui si tratta di avere un cuore semplice, umile e sapere accogliere. Accogliere i piccoli nel linguaggio biblico è proprio avere una attenzione particolare verso i malati, gli emarginati, le persone che non hanno un sostegno e tutto questo. Allora, dunque, nessuno può seguire Cristo, nessuno può pretendere avere una responsabilità senza avere una attenzione particolare verso i piccoli, verso i deboli, verso gli ammalati. Non è possibile. Allora Gesù vorrebbe indirizzarci su questa strada. Non cerchiamo la vanagloria, non cerchiamo il potere, ma cerchiamo di curare chi sta debole, chi ha bisogno di noi. Curiamo chi non ha nessuno chi lo sostiene, chi lo sostiene? Nessuno, non ha nessuno. Occupiamoci di queste persone. Allora, perché questi piccoli, questi malati, sono loro che godono la gloria di Dio, che entrano proprio nella grandezza, la grazia del Signore. Allora, accogliere queste persone significa, ecco, essere veramente un discepolo di Cristo che si lascia andare dallo Spirito Santo con semplicità e umiltà. Il secondo punto è la reazione di Giovanni che abbiamo visto ieri, un po' di gelosia perché ha visto uno che faceva dei miracoli, allora lo ha impedito. Invece Gesù dice: No, chi non è contro di voi è per voi. E loro, carissimi, penso che nella vita nostra, come l'abbiamo già definito e spiegato ieri, non serve essere geloso, non serve. Accontentiamoci di ciò che abbiamo. Di più, lo Spirito Santo manda a ciascuno di noi ciò che è necessario per la nostra vita e secondo le nostre capacità. Ciascuno ha ciò che occorre per la vita sua. Qualche volta è la pigrizia che non ci permette di mettere al fuoco le qualità che abbiamo, i doni che abbiamo e usufruire la grazia che Dio ci concede. È la pigrizia qualche volta, ma invece lo Spirito ti colma sempre di ogni dono, di ogni grazia. Allora, nessuno è l'appannaggio di Cristo né dello Spirito, ma tutti ce l'abbiamo. Lasciamo lo Spirito guidarci, cacciamo via la gelosia, mettiamo al posto l'amore fraterno, l'amore vero, l'accoglienza e vedremo come la vita nostra cambierà.
Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.